Ciao a tutti, ciao a tutte. Sì, ci ho ripensato. Il 90% di voi era concorde con me. Erano d'accordo con quello che avevo detto nell'ultimo video. Cioè, ovvero che non avrei proseguito la serie perché non stava avendo un riscontro tale da giustificare le ore e ore di lavoro che c'erano dietro. Dietro ogni video, ovviamente. Sinceramente continuo a pensarla ancora così. Non è cambiato, cioè non è cambiato nulla. Io penso che ci debba effettivamente essere una soglia massima di accettazione, no? Uno sta dedicando tempo per un progetto, per un lavoro. Ci deve essere poi un minimo dall'altra parte, no? Come vi ho detto, comunque non è colpa di nessuno, non è colpa vostra, ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. Però ne abbiamo già parlato in quel video e me l'avete scritto anche voi nei commenti, anzi ci tengo a precisarlo. Grazie di cuore a tutti quanti davvero per i vostri pareri, sia quelli che erano d'accordo con me, ripeto, la maggioranza, e sia quelli che non erano d'accordo con me. Ho apprezzato un mondo tutti i messaggi. E allora perché mi trovo qui, visto che l'idea comunque non è cambiata, cioè? È che negli ultimi giorni non ho più giocato a Death Stranding. Dopo l'ultimo video ho fatto solo le due consegne successive. Una di queste la state vedendo in questo momento. Non vi preoccupate, poi vi spiegherò esattamente cosa ho fatto. La seconda invece la giocheremo insieme più tardi, dopo questa premessa, diciamo. Ma dicevo, perché allora sono qui? Il fatto è che giocare a Death Stranding, montare video, caricarli per farvi vedere, mi fa stare meglio, mi aiuta. Quindi non fa niente se il riscontro sarà basso, non fa niente se ci metterò un'infinità di tempo per portarlo a termine. Quello che davvero conta, adesso, è che ho voglia di farla. Ne sento proprio il bisogno, non so spiegarlo. Quindi, perdonatemi se ho fatto quel video per tutto questo tempo, quindi che ho perso. E niente, adesso sono qui. Grazie a tutti quelli che mi seguiranno. E niente, dai, non ci so fare con le parole in questo caso, non so neanche cosa dire. Dai, ci vediamo nel video. Ciao a tutti, ciao a tutte. E rieccoci qua, quinto video. Allora, come avete potuto vedere dal titolo, questa serie, questa blind run,
farà parte del mio Enders Project. Cos'è questo progetto? Magari alcuni di voi non ne sono a conoscenza. È una sorta di contenitore dove io andrò a inserirci tutto ciò che ha a che fare con Hideo Kojima, tutto ciò che è griffato Hideo Kojima, no? Famoso Hideo Kojima Game. Quindi la Metal Gear Saga, i due Zone of the Enders e Death Stranding. So che Zoe, in quel caso lui è stato supervisore e produttore e non game director come gli altri giochi, ma The Second Runner è uno dei miei videogiochi preferiti e oltretutto comunque è sempre griffato a Hideo Kojima Game. Ci tengo davvero molto e quindi per forza di cose prima o poi lo tratterò. Io ho intenzione di fare così, di procedere in questo modo. Allora, due cose veloci, dai ragazzi, e poi inizierò davvero a giocare. Alcuni di voi mi hanno detto, Old però verrà molto lunghissima questa serie. Ok, non fa niente, non fa niente davvero. Però se le consegne a un certo punto incominceranno a ripetersi, cioè ci saranno quelle secondarie, non importanti ai fini della trama, le taglierò. Non ve le mostrerò, quindi magari mi concentrerò con voi principalmente sulla trama principale e su alcune consegne secondarie. Dipende, poi farò dei tagli, dei montaggi, tipo se noi conosceremo dei personaggi, comunque questi qua che si trovano all'interno delle stazioni, anche con le missioni secondarie magari decideranno cose più o meno importanti, io quello ve lo mostrerò, ovviamente, però lo farò tramite un montaggio, ok? Insomma, in qualche modo renderò la serie più snella con questi tagli e con questi montaggi. L'idea mia però è quella di fare così. All'interno della blindness ci inserirò quelle analisi e quei speciali che avrei fatto separatamente. Quindi, come avete visto all'inizio di questo video, con quel montaggio lì con PT, e qui a volte quando noterò qualcosa, qualche connessione interessante, ma anche all'interno di Death Stranding stesso, io creerò quel montaggio e poi ne parlerò durante il video, durante il gameplay, cosa che faremo adesso, con quello che ho visto, con queste connessioni, con queste citazioni, a mio modo di vedere, con PT, va bene? Spero che vi piaccia questa idea. Comunque PT perché? Perché PT è un gioco di Hideo Kojima, doveva essere un gioco di Hideo Kojima, sarebbe dovuto divenire il nuovo Silent Hill. Silent Hills in questo caso, purtroppo è stato cancellato perché poi il rapporto tra Konami e Kojima si è interrotto. Tutti voi sono a corrente di questo, ma non ne voglio parlare. E finita lì. All'interno di quel gioco doveva esserci anche Del Toro nello sviluppo, che ritroviamo anche qua, e doveva esserci anche Norman Reedus come protagonista, che troviamo anche qua. Quindi ecco, è un gioco davvero che mi ha, cioè, è un gioco. Quella playable teaser, PT sta per questo, cioè quel teaser giocabile, interattivo, mi ha davvero sconvolto, io lo amo da impazzire. Mi ha colpito parecchio, quindi certe cose le ho notate subito. O comunque, mentre facevo il montaggio dell'ultimo video, ho detto peccato che abbia interrotto questa serie, sarebbe stato bello far notare a loro queste cose. Ecco, visto che ci ho ripensato, eccomi qua. Io già ho detto alcune cose all'inizio, quindi non vado a ripetermi, non voglio ammorbarvi. Il fatto è che io non gioco Death Stranding da un po'. Erano anni che lo attendevo, ma nell'ultimo periodo non ci ho giocato. Ho voglia di giocarlo insieme a voi, questo è vero. È bello fare questo, mi diverte. Ma mi piace davvero tanto a me creare qualcosa dal nulla, tra virgolette. La parte creativa di me con YouTube esce fuori tantissimo. Anche solo le interpretazioni, no? Ma tutto ciò che ruota intorno al montaggio è un qualcosa che mi dà soddisfazione e che mi fa star bene. Non so come spiegarvelo. E quindi ho deciso di fare così, di fare questi montaggi all'interno del gameplay, della blindrun. Ragazzi, mi manca davvero tanto, mi mancano quei montaggi che facevo in Skyrim, in Red Dead Redemption, in video analisi di Death Stranding. Ecco, quando sono finite tutte queste cose, sono finiti questi momenti per me, questo mio modo di creare, no? Di dar sfogo alla mia creatività. Ecco, adesso con questa serie magari riuscirò a
A tornare a essere soddisfatto anche da questo punto di vista. Comunque, dai, basta. Andiamo, procediamo. In futuro non farò più questi dialoghi così lunghi. Si comincerà a giocare e via. Allora, attiviamo il terminale. Accettiamo l'ordine. Ordine che già conosco, ripeto, perché l'ho già fatto. Bisogna consegnare questi metalli rari al centro logistico ovest di Capital Knot City. Vedete? Quello che si trova qui sotto. Guardate un po', ascolta le istruzioni. Pam. You'll be delivering supplies for a Cairo printer. The distro center you're going to has one. First Expedition set it up. On its own, it's no different from your run-of-the-mill 3D printer. Connected, though, it can utilize Cairo network data to reproduce all kinds of things. And you can imagine how handy that might be. Now, I know I don't need to tell you, but steer clear of any BTs you find out there. A void out's the last thing we need. Sam, it's Hartman. Void outs occur when the living of our world come into contact with beached things. The reaction is similar to what a physicist would call an annihilation, when a subatomic particle collides with its antiparticle. Alas, there ends our understanding. Why do the dead transform into BTs? Why are void outs only triggered by human contact? And why are people like you able to return seemingly unscathed? No one knows. Yet it cannot be a coincidence that these phenomena were observed only after we discovered the beach and bridged this world and the next. Anyway, to reiterate, the only reliable means by which you can prevent a void out is to stay far, far away from BTs. Certo. Allora, quello che ho detto è molto interessante. Ha già smentito la mia teoria? Cioè, il fatto materia e antimateria, cioè queste creature sono fatte di antimateria. Ora io non sono esperto di fisica, quindi questa cosa dell'annichilimento, no? Cioè, di una particella subatomica che entra in contatto con la sua... come ha detto? Adesso già devi dire, non ricordo le definizioni. Cioè, magari sembra darmi ragione, ma ripeto, sono troppo ignorante. Comunque, prima di proseguire il discorso, non voglio creare niente. Avete visto all'inizio il primo montaggio che ho fatto? Ho donato una scala all'interno di quel box, così gli altri giocatori che apriranno quel box lì che ho costruito io potranno prendere la scala e potranno beneficiarne. È un aiuto, è un modo di tenersi in contatto con gli altri. Ragazzi, questo è il messaggio del gioco, è ovvio, no? Il CCP è uno strumento che ci permette di costruire il box postale. Il box postale già l'avevamo visto insieme. Serve per praticamente mettere al suo interno i carichi smarriti, in modo da darli praticamente agli altri giocatori. Cioè, gli altri giocatori possono consegnare quei carichi smarriti al posto nostro. Oppure prendere i carichi smarriti degli altri giocatori e consegnarli noi stessi. Il box postale serve a questo, praticamente. Ora, io non devo costruire niente, posso procedere. Mettiamo tutto sulla schiena. Qui sono i metalli. Ho anche 80 resine. Dispone automaticamente il carico. Ok, tutto più bilanciato. Possiamo andare. Sono ancora piuttosto lento, ragazzi. Per me è all'inizio ancora. Allora, ok, 52 kg di peso abbiamo. Ah, prima tra l'altro di procedere, guardate che cosa ho scoperto, eh? Molto interessante. Se non sbaglio, si trova qua, eccolo. Quello è un oggetto interessantissimo. Molto, molto interessante. È un collezionabile, eh? Però ha a che fare con l'universo di gioco e questo mi piace. I membri principali della Bridge sono alla ricerca di dati sul passato, quindi questi chip di memoria contengono dati sul passato, cose che purtroppo sono state dimenticate perché non ci sono più le connessioni, ma manca
tra virgolette, come posso dire, internet, non c'è più niente. Però grazie alla rete chirale noi adesso siamo riusciti, stiamo cercando di riconnettere tutti. Quindi, quando si trovano queste cose, significa riconnetterci con il passato, con quello che c'è stato prima del Death This will be right at home in my collection. Stranding. Questo è ciò che ho capito io, è come la interpreto io. Chip di memoria ripristinato, puoi visualizzare i dati del chip di memoria tramite le tue manette Link. Frame arms, Thank you Biacco. for your contribution. Guardate. Dati, chip di memoria. Quante robe ci sono? FrameArms era una linea di modellini originali di robot di plastica creati da Kotobukiya, uno dei maggiori produttori giapponesi di modellini in plastica. Ogni robot possiede la stessa architettura strutturale, alla quale si aggiungono diverse parti esterne per creare un robot individuale. Il modellino Byakko, Tigre Bianca, è un raro capolavoro basato su uno dei progetti di Yoji Shinkawa. L'universo e le storie intriganti della linea FrameArms hanno conquistato molti fan appassionati. Ma è o non è un orbital frame? Cioè, non ricordo, no, Zone of the Enders. Ovvio che lo ricorda. Lo stile è quello, lo stile è di Yoji Shinkawa, art designer della Kojima Production. Ma prima ancora, è sempre stato al fianco di Hideo Kojima. La Kojima Production è nata con Metal Gear Solid 3, praticamente. Tra Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3. E Yoji Shinkawa ha sempre accompagnato praticamente Kojima, forse da Polichinelle, Polichinelle, come si dice, Polichinelle, sempre detto io. Quindi c'è quello che dà forma ai personaggi, che partorisce praticamente la mente di Hideo Kojima. Kojima dice che okay, lo voglio così, così e così, e lui gli dà una fattezza, così come anche gli orbital frame di Zone of the Enders. Amo tantissimo lo stile di Shinkawa. Ho i vari artbook e tutto. Allora, andiamo verso quella torre. Dopo riprendiamo il discorso di Hartman, ragazzi. Questa torre è interessante perché adesso ci mostrerà elementi importanti dello scenario. Thanks for the help. Te li meriti, George. No, devo tenere schiacciato. Cioè, devo premere veloce, non tenere schiacciato. Guardate che roba. Guardate. Molto interessante. Vediamo tutto. Olè. Ci sono alcune persone che hanno resina con loro. Guardate qua. Box postale muli. Questi tizi si chiamano muli. Gli hanno un box postale, quindi presumo che ci sia una loro base, una loro stazione. Io ero incredibilmente preoccupato quando lì ho fatto questa parte da solo, e mi spiace per questo, ragazzi. Ero davvero preoccupato. Questi sono interessati chiaramente ai nostri pacchi. Questi muli, cioè non è che sono interessati ai pacchi di Sam. In generale, rubano i pacchi dei corrieri. Da cosa l'ho capito? Da quello che adesso ci mostrerà il gioco. Questo ve l'ho anticipato, ma mi spiace, ma perché è una cosa che ho già fatto. Ripeto, adesso non sono in blind. Sono giù. Sono molto distanti. Eppure, in qualche modo, possono essere consapevoli della nostra presenza. Allora, vediamo un po' se riesco a notare uno dei loro sensori. Non ne vedo. Eccolo. Quello, ragazzi, è un sensore. Quando lo oltrepasseremo, si attiverà. Sentite la musica? Già è cambiata, eh. Guardate là. Questo è il loro territorio. È la loro zona. Superato questo punto, i muli ci sgameranno. Allora, fate attenzione a quello che accade.
Si è attivato. Avete visto lo scan? Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. Capite? Loro con questi sensori rilevano il carico. Non se ne fregano delle persone. Non è che ci... Non vogliono farci del male. Non puntano a questo. Poi magari per prendere il carico, per forza di cose, ci faranno... Oh, attenzione. Ci faranno del male. È ovvio. Dopotutto vorranno derubarci, no? Ma il loro scopo è questo. Quello di rubarci il carico. Vedete? Ora io l'altra volta sono scappato ed è mia intenzione farlo di nuovo. Certo, io sono curioso tantissimo di andare là, ma non mi sento pronto. Non mi sento davvero pronto. Qui ragazzi mi sono agitato perché c'è questo strapiombo, però fortunatamente con me ho ancora il chiodo d'arrampicata e quindi... Là. Questa cosa mi fece impazzire. Perché è bello utilizzare l'equipaggiamento e niente, fuggire da una minaccia in questo modo. Vedete comunque come sono, testardi. Cioè nel senso, continuano a scansionare. Adesso sanno che ci troviamo lì. Allora, ci sono ancora 4 metri, dai, dai. Perfetto. Qua adesso devo stare molto attento. Prestiamo attenzione, non voglio rompermi l'osso del collo. Quindi, calmo Sam, calmo. Oh, sarà difficile frenare. Che bello comunque, quando corre in discesa, l'animazione è fantastica. Ok, ecco lì dovrebbe finire anche la loro zona praticamente. Vediamo. Questa scena la conosco grazie al trailer. Però non riuscì a intuire questa cosa dei pacchi. Guardate come reagisce. Sembrano fessi. Dopotutto si chiamano muli. E chi è che non ha paura delle CIA in questo mondo? Magari solo i terroristi, certo. Quelli che... di quelli di cui ci hanno parlato Amelie e Die Hardman. Ma gli altri, tutti hanno paura di questa entità, per forza. Sono una minaccia grandissima. Le voragini, a proposito di voragini quindi, tornando ad Hartman. A questo punto, con quel discorso sull'annichilimento... sul contatto, no, che c'è, cioè ovvero lui ha detto che queste voragini si creano soltanto quando le CA vengono in contatto con gli esseri umani, solo ed esclusivamente con loro. Quindi non, il discorso materia antimateria non va, non riporterebbe perché gli animali, per quale motivo, non sono da considerare. Quindi c'è dell'altro. Quindi la mia teoria materia antimateria va a schiantarsi. Vedete ragazzi quante ne ho sbagliate, ma sono contento così. Allora, il carico smarrito lo consegno qua, perché questo carico va consegnato alla stazione da cui siamo partiti. Quindi no, adesso ce ne stiamo andando via, lasciamolo ad altro giocatore, magari qualcuno farà la consegna per noi. C'è dell'altro. Allora, io sono passato di qua l'altra volta, però vorrei cambiare un po' il percorso. Prendiamo questi metalli.
Però vorrei procedere di là stavolta. Perché io me ne sono andato invece dritto da quella parte. C'è diverso materiale, però non fa niente. Piano. Qui c'è una bella discesa. Piove. Ragazzi, il discorso relativo a PT, alle connessioni che ci vedo io. Allora, in PT c'è un essere, uno spirito di una donna, quello che praticamente vi ho mostrato, quella figura che faceva spritare noi giocatori, tutti quelli che hanno provato PT davvero, è stato devastante, in molti ci siamo impauriti per via di quella donna. Quella donna si connette chiaramente con tre personaggi di Death Stranding per me. Tantissimo. Allora, prima di continuare a parlare, adesso qui la situazione si fa preoccupante, ma io voglio andare là. Vediamo se riesco ad aggirare il problema. Lodratec, la manina si attiva. Ok. Allora. Vedete il cordone ombelicale? Teoricamente lì c'è la CA. Bisogna prestare attenzione non solo all'Odratech e dove mira ovviamente, ma possiamo farci caso anche noi con i nostri occhi. Ecco lì, secondo me, ci sono le CA. Come c'è anche lì. Vedete? È così. Ok. Allora, quello spirito in PT, per me, cioè, tranquillamente, ha dei rimandi con tre personaggi Death Stranding. Iniziamo dal primo, con Lisa. La donna che si trova lì di fronte a Matt Mikkelsen, no? In questi ricordi di BB. Perché dico questo? Perché la donna di PT si chiama Lisa, esattamente come la donna distesa lì. Donna che abbiamo detto potrebbe essere moglie, forse, di Matt Mikkelsen, madre di PT, su questo non ho dubbi, e magari anche madre di Sam, no? Ho speculato nell'ultimo video, nel quarto. Madonna, ragazzi, qua è difficile fare questi discorsi in mezzo a uno scenario del genere. Io voglio andare là, voglio andare giù. Voglio attraversare il fiume e scappare da questo luogo infernale. Quindi, prima connessione con il primo personaggio, Lisa. Lisa di PT, Lisa di Death Stranding. Lo spirito si chiama esattamente come quella donna lì distesa sul lettino. Prima connessione. Poi, con chi ha a che fare anche? Secondo me con la donna presente a fianco a Sam nella foto. Perché? Perché la donna spirito di PT viene ammazzata con due colpi di pistola dal marito. Il marito gli spara prima sull'occhio destro, quindi per questo ho un buco sull'occhio destro, e poi anche sulla pancia. Focalizziamoci sull'occhio destro. Come abbiamo potuto vedere quando siamo arrivati in quella grotta, abbiamo conosciuto Fragile, la foto cade a terra e la cronopioggia bagna, colpisce la foto e la colpisce esattamente sull'occhio destro della donna a fianco a Sam. Ok? La seconda connessione con la donna di fianco a Sam è che entrambe sono incinta. Aspettate, prima di procedere. Entrambe sono incinta. Anche la Lisa di PT era incinta. Cioè il marito la ammazza quando questa portava in grembo il loro figlio. La colpisce in piena pancia. Quindi, seconda connessione.
la terza connessione, il terzo personaggio che ha a che fare con la donna fantasma di PT è Bridget. Something wrong, Sam? Oh no, kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry though. Sbrighiamoci. Sono preoccupatissimo per BB. Allora, però ci siamo lasciati dietro le CIA, quindi siamo molto più tranquilli adesso. Allora, prendiamo questi metalli, quella resina che stava in fondo, e poi attraversiamo il fiume. Vorrei creare un percorso. Probabilmente là, dove sono quelle rocce, metterò delle scale. Perché no? Che bello però, eh. The strain on your BV exceeds sustainable levels. It triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BV's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Andiamo subito. Avete visto comunque l'Otratech? La date l'animazione. Vabbè, l'ho già detto due volte. Un linguaggio proprio a questa manina. È fantastica. Comunque, la disposizione del carico mi fa davvero schifo. Automatico. Dai che sto incominciando a padroneggiare bene il menu. Ho letto che in molti si lamentano. Effettivamente è un po' ostico, però... boh. Non mi sembra così assurdo e così terribile come... Vabbè dai, ci sta, ci sta. Non è così intuitivo. Effettivamente, magari potevano farlo meglio. Ok. Adesso però, lì. Anche se poi dovremmo fare sempre un percorso tranquillo, tranquillo. È blu là, quindi va bene. Mettiamola lì. Ma ci sarà utile a noi in futuro questo percorso appena creato, ma anche ad altri giocatori. È un aiuto. Ok, ci siamo. Che bello arrivare in una stazione bridge. Guardate poi che bella. Ricorda molto una nave. Guardate che stile, magnifico. E là cosa abbiamo? La moto. Oh! Okay. Cadere adesso è da scemi. Purtroppo la moto, ragazzi, non è utilizzabile. Guardate cosa ha da dirci qui. Like that bike's auto-charging unit is busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. Questa è mamma, giusto? Un generatore. Raven. Vabbè, questa è una connessione che già ho fatto notare nel mio video analisi by Sam. Non voglio ripetermi. Raven. Mi viene in mente ovviamente, no? Il Raven di Metal Gear Solid 1. Allora, prima di andare, prima di procedere. Suona, da qualche parte piove. Prima di procedere, volevo finire di fare quel discorso. Il terzo personaggio, dicevo, è Bridget. La donna viene colpita in piena pancia dal marito, con un colpo di pistola. E quindi, e questo è il motivo per cui c'è tutto quel sangue lì davanti. Ricorda tantissimo Bridget, quando siamo andati lì a trovarla. Bridget... ci viene addosso e dinanzi a lei tutto quel sangue nero, in questo caso sangue nero, liquido nero, catrame, chiamatele quello che volete, ma è uguale al sangue che vediamo alla Lisa di PT, uguale, identico. Ora c'è un'ultima cosa, secondo me. Allora, visto che iniziamo da qui il discorso,
Visto che in PT poi si vede anche un feto in quel lavandino che vi ho mostrato, che sta a rappresentare il figlio che non è mai nato. Mai nato, ecco, focalizziamoci su questo. A me ricorda tantissimo ciò che ho detto, cioè io, in una delle mie video analisi, cioè ovvero che secondo me Sam non ha mai conosciuto suo figlio, sempre ammesso che quella nella foto sia sua moglie, sua compagna, quello che volete. Cioè la donna lì è incinta, di chi è figlio? Chi è quella donna? Io nei videoanalisi pensavo ad Amelie, ma a sto punto no, Amelie la sorella, ok? Ma acquisita, forse. Ma quindi non, no, dubito che possa essere il figlio di Sam, anche perché Amelie sono anni che si trova nella spiaggia. Amelie è molto più grande e anche se adesso appaiono simili di età, non riporterebbe, no? Quindi no, escludiamo Amelie, quella no. Anche se in una foto insieme loro tre, cioè sarebbe coerente una foto di famiglia, Bridget, la figlia di Bridget Amelie e Sam, cioè sarebbe coerente, però secondo me quella lì non ha a che fare né con Amelie né con nessuno che adesso per ora conosciamo, quindi una donna che di cui ignoriamo l'identità, è incinta. Secondo me, dicevo, Sam non ha mai conosciuto suo figlio, cioè non è mai nato. Io sono arrivato a questa conclusione perché nella scena della spiaggia, quando Sam ha in braccio il bimbo, a un certo punto questo svanisce. Ecco, per me sta a rappresentare proprio questo mancato contatto, abbraccio tra Sam e suo figlio. E visto che il gioco verte su questa mancanza di contatto, secondo me è andata così. Quindi, questa è l'ennesima connessione anche con quella donna in PT. È un bambino mai nato. Il bimbo di Sam non è mai nato. Ci sono tante connessioni. Ok, possiamo andare. Mi sembra di non aver dimenticato nulla. Ragazzi, ovviamente faccio difficoltà a giocare, stare attento e a procedere. Ora, poi, stavolta conoscevo a questo percorso, figuriamoci quando sarò in blind, ovvero dal prossimo video. Sarò ostica, però ci proverò. Mi piace se mi soffermo su questi particolari? Allora, consegna carico richiesto. Non li ho danneggiati, no? Non sono mai caduto. La pioggia rovina il pacco, la cassa. Può rovinare anche il contenuto? Probabile. Probabile, dopo un po' sì. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome, when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? Hey, weren't joking when they said you were a legend. Ok, io spero sempre in una S, sia perché sono un videogiocatore che è un po' fissato con le votazioni, ma calandomi in Sam, cioè io voglio consegnare i pacchi. Voglio che il contenuto sia perfetto, intatto, non voglio rovinare nulla. Queste sono cose delicate, importanti. Ci rimarrei malissimo. Cioè, per me è una sconfitta, un fallimento, non consegnare la merce. Ok, it's time. Do you mind connecting us to the network? Assolutamente sì. Adesso animerò la collana che è attorno a me. L'ho fatto anche nel video scorso. Ciao, ciao.
Lacrima, ovviamente. Perfetto, abbiamo sbloccato una nuova zona. Nuovo collegamento, non è che l'abbiamo sbloccato. Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. Man mano che altre strutture si uniranno alle UCA, il quartier generale della Bridge abiliterà nuove funzioni con... che queste potranno utilizzare per fabbricare armi e attrezzatura con il terminale delle consegne. L'aggiunta di nuove strutture può ampliare la lista di armi e attrezzature, così come aggiungere nuove informazioni e funzioni dal terminale. Nuova intervista, muli e sindrome da robot, Bridge Baby, cronopioggia, questa è roba interessantissima. Sono state aggiunte nuove funzioni alle tue manette Link, posta dati, è stata aggiunta una nuova opzione dei terminali, ricicla. Ecco, adesso voglio riciclare ad esempio qualcosa, prima di andare sotto, perché noi ragazzi bisogna andare... bisogna pensare a BB, Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Certo. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Vado subito. Faccio questa cosa, lascio il carico perché ho troppa roba. Vediamo un po'. Allora, ricicla. Ecco, queste resine. Danni cassa 100%. Le case sono rovinate a causa della cronopioggia. La cronopioggia corrode il materiale. Questo proprio ha subito danni, ma perché questa non ha una cassa che protegge. In realtà c'è, ma si apre quel pacco. Non è proprio una protezione, diciamo così. Quindi, voglio provare. Resine 80, quindi riciclando queste resine riusciremo ad avere 80 resine nel nostro magazzino, giusto? Vediamo. Mi sembra ovvio, ragazzi, però non vorrei dare per scontato nulla. Mamma mia. Pensare è un po' brutto. Cioè, nessuno è al corrente di Bridget di quello che gli è successo. 560, 640, 80. Sì, di resine. Zero cristalli chirali, ovvero quelle mani dorate, vedete. Metalli 1060. Ora, questa roba va riciclata. Allora, un lotto medio di metalli vari, utilizzabili come... con una stampante chirale. Se riciclati, i metalli possono essere impiegati come materiali per la fabbricazione di attrezzatura. Sono inoltre utilizzabili per la riparazione e il potenziamento di box postali, ponti e altre strutture. Se riciclati, quindi c'è appunto un altro utilizzo. Allora, facciamo una cosa. Non voglio pentirmene, tanto noi possiamo sempre riciclarli un'altra volta, no? Quindi mettiamo l'ecco nell'armadietto privato, però adesso voglio privarmene, cioè è un peso inutile secondo me, perché portarmene dietro. Mettiamolo nell'armadietto privato, se mai un giorno ci serviranno verremo qui a riprenderci tutto quanto, perché comunque una bella scorta secondo me adesso ho. Fabbrica attrezzatura, no, andiamo subito nella stanza, è importante per BB. Cautation. Ah sì, ragazzi, quando è apparso il titolo della serie ho voluto citare Metal Gear Solid 1. Snake saliva il ponte, l'ascensore, e appariva il titolo Metal Gear Solid. Little help. Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. In. Good. A temporary excessive stress, easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital, not city, ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB,
granting you the ability to sense BTs. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Capital Knot City, ragazzi, era... città da cui siamo partiti, eh. Quindi returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Secondo voi la madre si trova a Capital Knot City? I'll try adjusting. Si trova in un altro posto, Mads non si trova là. The toxemia should set in much slower from now on. Quindi la madre è sanima, è morta cerebralmente. BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its steel mother's womb, a process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand. There is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Ottimo, bravo. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. Che bellissimo Del Toro, pacioccone. È molto triste sta cosa, eh. Non affezionarti, vedete questo, tra l'altro lo dissi, no? Ragazzi, questa è l'ultima scena che ho visto, dopodiché ho salvato. Quindi ancora non sono in blind. Quando tornerò a avere possesso di Sam, finirà la mia consapevolezza. London Bridge is falling down, my fair lady. Mamma mia. Sam? Inquietante. Can you see me? How are things over there? Still not under guard. Still not chained up. Still can't leave. E poi ti lasciano però libera di parlare con me. If you can get to me, we can go back east, back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. Contatto. I'll be waiting, Sam.
waiting for you. Come and find me. Find me. Lei è fantastica. Però vabbè. Hello, Sam. This is Hartman. Salve. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research, as it happens. Casualmente. Comunque, ragazzi, ciao Sam. Casualmente ho ricevuto, no, casualmente ho ricevuto dei mi piace per le scale che ho costruito fuori. Sono contentissimo. Cioè, non è un fatto di essere ossessionato dei mi piace, è un fatto che sono servite per aiutare qualcuno. E questa la cosa bella. Trasmette una cosa positiva, davvero, una sensazione bella. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. You study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Carellium. Analisi di fluidi, cioè con i nostri fluidi. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Potenzialmente riusciamo a crearci may even prove beneficial to you. Delle armi. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. Five, oh, four, it's almost three, time. Two, quando mi tocca personalmente questi discorsi. As you make your connections and nothing happens, then what? I said then what? Non è maleducato Hartman, Sam. Non è affatto maleducato. Sam. Sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Cairo network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting archives. Might make for interesting reading. Ok, ok. È quello che volevo fare. Attivare il terminale per salvare. Anche se sono molto incuriosito da la posta e tutto quello che ci è arrivato prima. Allora, queste mail le leggiamo? Dai, leggiamole su. Benjamin Hancock. Centro logistico ovest di Capital Knot City, quindi il tizio che abbiamo raggiunto adesso. Allora, mi spiace Sam, brutte notizie. Grazie per aver consegnato quei metalli rari, Sam. L'intero centro logistico ti ringrazia molto per l'aiuto. Tuttavia, temo di non avere buone notizie per te. È presente la moto che hai visto qui fuori? La batteria scarica. Lo so. Se vuoi utilizzarla, dovrai ricaricarla da solo. Basta una sola volta, perché dopo si azionerà la ricarica automatica.
Scusaci se ti abbiamo dato false speranze. E poi c'è un'altra brutta notizia. Le varie strutture devono lavorare insieme, condividere i materiali in modo che tutti abbiano di ciò di cui hanno bisogno e che tutto ciò che viene prodotto sia utilizzato al meglio. È per questo che quelli come te sono importanti. Senza i corrieri tutto il sistema crollerebbe, anzi, crollerebbe tutto il mondo. Insomma, c'è questo tipo, George Baton, alla stazione secondaria. Un tempo era un corriere affidabile, molte volte fargli fare anche la più semplice delle consegne è diventata un'impresa impossibile. Comincia a dire stronzate, che ha paura, che non ha l'ossitocina e mille altre scuse. Che sarebbe quello che abbiamo incontrato alla stazione precedente a questa, capito? Infatti un sacco di pacchi comunque l'abbiamo visto in giro. Anche quando accetta una consegna è capace di perdere metà del suo carico per strada. Quindi è per questo che non abbiamo molti materiali al momento. Sicuramente ci aiuterà a riprenderci. Contiamo su di te, Sam. È vero, quello ha perso un sacco di carichi. George Baton. Eccolo va. Ben più dell'ossitocina. Sam, nostro eroe, nostro salvatore. La situazione sta migliorando qui alla stazione secondaria. Tutto sembra in qualche modo migliore. Quando ci siamo insediati qui, eravamo pieni di energia ed entusiasmo. Ma 3 anni di solitudine e isolamento cambierebbe chiunque. E sì, che al nostro arrivo avevamo iniziato a mettere cartelli per corrieri e altri viaggiatori, ma dopo un po' di tempo c'era chi non voleva mettere piede all'esterno da quanto era spaventato. Quando Central è esplosa, ho pensato che fosse giunta la fine. L'America era spacciata. Era una sensazione condivisa e l'umore generale era cupo. Poi sei arrivato tu. So cosa starei pensando. Inizialmente credevo anch'io fosse l'ossitocina, ma non è così, o almeno non del tutto. Collegandoci alla rete chirale, ci ha dato quel barlume di speranza di cui avevamo bisogno. Adesso siamo di nuovo in gioco. Pensiamo addirittura di rimettere i cartelli e anche le torri di guardia. Tra poco apriremo anche nuovi itinerari di consegna, credimi. Là fuori però è spaventoso. Puoi anche avere tutta l'ossitocina di questo mondo, ma non ti aiuterà con i muli, per non parlare delle CA. Ce la facciamo sotto appena ne vediamo una e molliamo lì metà della nostra attrezzatura. Francamente, una parte di me è ancora convinta che non ce la faremo. Ed è per questo che abbiamo bisogno di te, Sam. Tu non hai paura di niente, vero? E allora facci vedere come si fa. Abbiamo regalato loro davvero la speranza, e non è poco. Allora, per quanto riguarda le interviste, le leggeremo magari la prossima volta, perché sono troppo importanti per non farlo. Allora, ragazzi, il video si conclude qui. Da qui in avanti. Per me è davvero nuovo. Tornerò a essere in blind. Spero che vi sia piaciuto. Ciao a tutti. Ciao a tutte.